E buongiorno a tutti e soprattutto rieccoci ad un passo dalle feste natalizie, finalmente. Sono Christopher Grassini, presidente di Bartender Certified, e continuiamo con questo ciclo dedicato alla qualità italiana e non ci fermeremo. Continueremo anche in questi giorni, come sempre, ogni mercoledì. Il tema di oggi è un favoloso e pregiato di cui sono innamorato distillato. Parliamo infatti del gin Fante, semplice e quanto anche efficace, speziato, citrico, e tra poco scopriremo effettivamente cosa ha all'interno degli ingredienti. Avremo con noi tra pochissimo appunto anche due persone molto importanti. Parliamo in primis di Vittorio D'Alberto, che è il presentatore e anche l'ideatore della ricetta. Eccolo qua, vediamo un attimino se siamo online. Ciao Ciao, Vittorio. buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Perfetto, perfetto. E poi adesso abbiamo anche l'investitore di questa nuova ricetta. Parliamo proprio del direttore anche commerciale di ilbere.it. Parliamo infatti di Sandro Porrea. Vediamo un pochino, Sandro. Aspetta, che non ti sento, vediamo un pochino. Sembrerebbe che non ci sia qualche Buonasera difficoltà. a tutti. Buonasera a tutti. Eccoci Ok, perfetto. Ciao qua. Sandro, perfetto. Ciao. Siamo in magazzino Ok. qui da bere Benissimo, benissimo. Abbiamo con noi adesso, e la presento, il nostro conduttore, chiaramente, di questa nostra intervista. Parliamo della giornalista Nicole Cavazzuti. Ciao Nicole. ragazzi, ciao a tutti gli amici di Happy Time. Ciao Sandro e ciao Vittorio. Come vi anticipava Perfetto. Christopher, oggi il tema della puntata è il gin Fante per iniziare, e poi vorremmo un po' approfondire il discorso di distillati del territorio, questo boom che avviene in questo periodo. La prima domanda la pongo quindi a Sandro Porrea, che in realtà è il direttore commerciale di Bere Bene, specializzato in birra, ma ha deciso di investire in un gin. Perché, Sandro? Allora, noi siamo Bere Bene di Birra Artigianale SRL, una delle prime aziende in Italia nata per la distribuzione di prodotti di qualità. Oggi abbiamo cambiato anche il branding Bere Bene perché abbiamo capito che il mercato sta cambiando e anche il mercato degli spirits sta andando verso la qualità indiscussa, quale quella potrebbe essere quella del mondo dell'artigianale. Mondo dell'artigianale che sta partendo bene, quello del gin, anzi è già partito da tempo e sta andando, non possiamo non trovare più sulle mensole di bar dei buoni gin locali, perché mi ricorda, noi siamo partiti 15 anni fa a distribuire la birra artigianale, che ormai oggi è un trend importante che non può mancare in nessun locale. Riconosco il trend del gin, queste nuove start-up mi ricordano un po' quello che è successo 20 anni fa per la birra artigianale. Oggi stanno nascendo diverse realtà che distinguono il territorio, che trasmettono passione e che come hanno fatto per la birra, adesso anche il vino lo sta facendo con i vini artigianali o vini naturali, si vuole trasmettere appunto il territorio, la passione, la storia che c'è dietro, magari fatto in famiglia, fatto da una coppia, fatto da un ragazzo che ha avuto un'esperienza, un'avventura o Sandro, semplicemente un appassionato di lungo cioè, corso. è chiarissimo, però prima di poi di passare la parola a Vittorio, ce ne sono però, come dicevi tu, tanti di produttori oggi di gin, quindi uno potrebbe dire perché un altro in più? Allora, perché? Perché noi abbiamo visto che comunque volevamo un po', abbiamo sempre combattuto contro l'industria e contro un po' il GDO, che non è una battaglia facile, è un po', un po' contro i mulini a vento. Allora siamo riusciti, insieme alla collaborazione di Vittorio, che è un esperto di lungo corso in materia, diciamo, abbiamo detto chi è il migliore in zona, Vittorio, e l'abbiamo cercato e l'abbiamo trovato. Si è reso subito disponibile per farci appunto questa situazione di gin, che oltre a fare cultura abbiamo detto ok. Dobbiamo fare in modo che anche il gin di linea, non chiamiamolo gin di base, il nostro perché è fatto bene, quindi non se lo merita, un gin di linea, un gin da banco, potesse competere contro l'industria. E quindi come con poi competere contro l'industria? Solo col prezzo e con la qualità. Quindi siamo riusciti ad unire queste due cose, un gin di ottima qualità artigianale, studiato e fatto bene con prodotti artigianali fatto da piccola azienda e fatto con tanto cuore, ma con un prezzo competitivo tanto da prodotto industriale. Quindi la necessità di fare questo Ovvero? gin è nata appunto da questo. Noi usciamo sulle 18 euro al litro. 18 euro È al un buon prezzo. litro come prezzo di partenza. 18 euro alla bottiglia da litro. Sandro, facciamo una pausa con te e passiamo a Vittorio.
Perché a questo punto, due domande in una. La prima, quanto tempo hai impiegato per studiare la ricetta di Ginfante? E la seconda, quali sono state le maggiori difficoltà nella creazione di questa ricetta? Allora, ripeto i miei saluti a tutti. Guarda, quanto tempo ho impiegato è una cifra che non so fornire, nel senso che io quest'anno, questo 2020, l'ho dedicato proprio a queste sperimentazioni. Quindi tutto quello che ho fatto in questi anni, in questo anno così strano, ho tenuto a farlo confluire in questa ricetta, in questo progetto, in questa bottiglia. Quindi materialmente è il frutto di questo 2020, quindi sono stati mesi di prove e riprove, ogni volta prove, facevo due o tre prove, le andavo a far assaggiare a Sandro e Loreto, che sono i due altri personaggi con cui ho avuto il piacere di iniziare questa startup, così questo percorso. La difficoltà era riuscire a farsi notare con qualcosa di semplice. Non ho voluto una ricetta con un ingrediente speciale, non ho voluto una ricetta con 1.000 ingredienti del territorio che conoscevo solo io. Ho voluto una ricetta che chi la legga la possa interpretare già da lontano. Quindi si deve immaginare lo stile del prodotto che andrà ad assaggiare già solo leggendo una scheda tecnica. E quindi, tra virgolette, un gin molto semplice. Come sappiamo, le cose semplici sono sempre più difficili. E quindi questo ci si è Vittorio, arrivati. ma quali sono, a parte il ginepro, ovviamente, le principali botaniche di Ginfante? Allora, noi abbiamo innanzitutto scelto di mettere tanto, 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 tanto ginepro, cioè il ginepro è il 78% della ricetta e gli altri 5 ingredienti sono il 22%. Quindi, siccome da disciplinare noi siamo tenuti ad esprimere una predominanza del ginepro, noi l'abbiamo voluto anche esprimere sulla bottiglia tramite un grafico. Quindi c'è un'immagine che ti dice che il ginepro è il 78%, il 22% è composto da genziana, perché per noi volevamo fare un gin da gin tonic, quindi andare a giocare con una nota un po' amara, e per noi siamo in Abruzzo, la genziana è una pianta che veneriamo e quindi è stata proprio la scelta più normale del mondo. Poi c'è il coriandolo per dare un po' di nota speziata, e anche simbologicamente, comunque il coriandolo è un richiamo alla festa. E poi ci sono tre erbe che richiamano il limone, quindi la melissa odorosa, la verbena e il timo limone o il timo citrodoro. Quindi donano una nota erbacea che dà un richiamo al limone, che ce l'andremo a mettere nel gin tonic, una bella scorzetta di limone alla Grazie. fine. Abbiamo un gin tonic molto molto semplice e molto beverino. Tra parentesi, mi stai Salute. quasi suggerendo la successiva domanda, ovvero questo Ginfante si presta soprattutto a essere consumato nel bere miscelato come base per il gin tonic e poi quali altri cocktail? Guarda, noi Tra l'altro, abbiamo. scusatemi, mi è arrivata la bottiglia, mi è appena arrivato il sportinaio dal basto, l'apro anch'io poi. Vai, Grande, così. grande, un unboxing in diretta facciamo. Guarda, noi abbiamo distillato questo. Il Ginfante è un London Dry distillato con tutti gli ingredienti, quindi nella pancia dell'alambicco, che poi vengono passati per la colonna e si ha l'estrazione dei sapori tramite messo in infusione nel miglior alcol da cereali italiani in commercio. Ingredienti sempre di solo di qualità superiore, e l'abbiamo distillato presso Liquori Toro in Abruzzo a Tocco Casauria. Loro ci hanno fatto un'interpretazione di una ricetta della ricetta che gli ho fornito, molto molto più bilanciata, molto molto più da mixology. Però noi abbiamo scelto di continuare per la nostra sala di avere un gin molto marcato dal sapore, molto ricco, tra virgolette, io che ne assaggio un po' direi quasi sbilanciato come gin. Io ho un blog che si chiama Gin Italy, quindi sono abituato ad assaggiare centinaia di gin. Questo è un po' sbilanciato verso il gin tonic. Io, per chi ama una forte nota del martini,
del ginepro nel martini, lo può usare facilmente in un martini che ha quella nota spiccata di ginepro, però altrimenti lo definirei sbilanciato. Però noi sappiamo che il gin tonic è in 9 volte su 10 un gin va a finire nel gin tonic, quindi non mi preoccupa molto il fatto che sia sbilanciato. Noi abbiamo voluto fare un gin semplice da gin and tonic, gin tonica punto, zero sovrastrutture, zero metodi di preparazione, ghiaccio migliore possibile, bicchiere capiente e limone, punto. Sandro, quante bottiglie avete deciso di produrre per insomma, la prima produzione e quali saranno i canali di distribuzione? Allora, con la prima produzione non abbiamo fatto un grosso numero, ripeto, perché il prodotto artigianale viene fatto da un'azienda non enorme, ma nemmeno piccola. Il primo lotto che abbiamo prodotto è di 1.000 bottiglie, che adesso useremo più per la propaganda e per la diffusione locale e nazionale. Ma la prospettiva è quella di lavorare sui grossi numeri, visto che comunque il prezzo che abbiamo fatto è stato calcolato in prospettiva di una grossa vendita. Perché, come dicevi prima, l'idea di questo prodotto è una grossa sfida per andare a combattere l'industria del mondo del gin con un prodotto artigianale fatto da noi. Passerei la parola a Christopher Grassini. Christopher, tu sei un po' non solo il nostro conduttore, sei anche l'uomo come dire, della fase A o B. Siamo per passare alla seconda parte dell'intervista. Ti darei la parola per eventualmente approfondire con una domanda qualche argomento che ti ha colpito. Nel Perfetto, frattempo, sì, abbiamo. grazie mille Nicole. Allora, io volevo fare come prima domanda a Sandro, ok? Perché mi ha colpito molto il suo portale, no? Il portale di vendita online. Ecco, quello che volevo capire, quanto state puntando per i consumatori, in questo caso anche per i locali, proprio sulla user experience e quindi naturalmente su una vendita online, visto che ormai siamo tutti così tecnologici. Allora, ti dico subito che da gennaio anche noi passeremo alla vendita online anche per esercenti. Cioè, siamo arrivati a un punto che anche l'esercente necessita di andare sulla piattaforma della distribuzione per acquistare in maniera diretta senza, diciamo, mezzi rappresentando quant'altro. Noi calcola che abbiamo 850 clienti sul territorio nazionale in maniera attiva. Siamo una media azienda, siamo una delle più grandi distribuzioni di prodotti di qualità. Certo. Riusciamo, la nostra piattaforma, il sito adesso verrà fatto completamente nuovo con la possibilità d'accesso. Quindi oggi, secondo me, anzi, siamo pure un po' in ritardo rispetto alla tendenza nel poter dare anche al cliente, all'esercente, la possibilità d'acquisto in maniera diretta tramite portale. Come hai detto tu, oggi hai aperto un argomento buono perché necessita il mercato stesso di cominciare a fare questo tipo di trattativa, diciamo chiamiamola così, trattativa, questo tipo di vendita ormai in modo autonoma. Certo, no, no, assolutamente. E Sandro, cosa per questo 2021, visto insomma le condizioni e comunque insomma anche i primi vaccini non arriveranno per tutti, ovviamente. Allora, io ti dico, io ho la fortuna di poter prendere questo argomento in maniera abbastanza decisa, perché ho un po' il polso della situazione su tutto il territorio, avendo tanti clienti e 16 rappresentanti in tutta Italia. Ho vissuto il 2020 in maniera diretta perché anche noi abbiamo un locale dove trattiamo appunto prodotti artigianali, che lavora bene per fortuna, e trattiamo anche gineria artigianale. Il discorso, come la vedo io, vedo che l'estate prossima 2021 sarà simile all'estate 2020. E molte abitudini andranno riviste nel campo del commercio e della situazione dei locali. Quello che verrà premiato nella prossima stagione, quindi la stagione che andremo a lavorare, ma anche inoltrato, sarà chi avrà la possibilità di fare un lavoro esterno. Quindi io invito tutti gli esercenti ad attrezzarsi per prendere qualunque cosa che possono prendere per lavorare fuori e non più dentro. Come a New York adesso hanno dato la possibilità di stare aperti solo i locali che hanno lo spazio esterno e non nessuno che ha solamente la possibilità, solo l'interno non può stare aperto. Quindi quello che stiamo lavorando anche con HIN è quello di poter arrivare a tutti i comuni, anche a livello nazionale e regionale, nella possibilità di dare a tutti quanti gratuitamente stare fuori senza problematiche, perché la problematica per i locali serali e notturni è quella dei comitati di quartiere, il vicinato amico all'assessore, al sindaco che magari ti blocca un'intera attività. Io ti parlo per esperienza personale, l'anno scorso ho un locale di 25 metri quadrati, personalmente, in cui abbiamo parlato col sindaco, fortunatamente è una persona molto 34 anni, giovane, disponibile. Abbiamo una piazza con 8 locali, che
tutti serali, tutti notturni, fra ristoranti, bar, pub, locali da cocktail. Abbiamo preso la piazza, l'abbiamo occupata completamente, grazie alla disponibilità dell'amministrazione, ci ha dato completa disponibilità ad occupare la piazza in maniera... dove potevamo arrivare, arrivavamo, non c'era un limite di occupazione di spazio. È stato un successo enorme, nel senso che abbiamo messo in illuminazione, abbiamo fatto lo stesso arredo per tutti quanti i locali, è stata una formula che ha trovato una soluzione veramente grande, visto che siamo riusciti anche a raddoppiare il fatturato del 2019. Però ho visto che molti dei miei clienti che non sono riusciti, o mentalmente o tecnicamente, perché il sindaco non gliel'ha permesso, o perché c'era un vincolo che non sono riusciti a superare e non hanno avuto la possibilità di lavorare all'esterno, hanno avuto diverse difficoltà a livello di lavoro. Purtroppo, molte difficoltà, indubbiamente. E bisogna cambiare insieme a lui. Questo è il punto. Sono d'accordo con quello che dice Sandro. Nicole, vedo che ti è arrivata la bottiglia nel frattempo. Bravissimi, la vedete? Bellini, grazie. Poi, dopo che a fine intervista, perché siamo professionali, si assaggia in diretta. Dunque, allora, fase di intervista. Spedita ieri? Arrivata oggi? Bravi, è difficile questi giorni con i corrieri. No, ma lì, vabbè, ne parliamo dopo. Comunque, grazie ancora. Ragazzi, a questo punto io farei qualche, come dire, approfondimento, battuta, su quello che era l'accenno iniziale della nostra conversazione, ovvero questa moda, questo boom in generale delle produzioni artigianali, non solo gin, adesso è anche il periodo del vermouth, evidentemente, e dei bitter. Sei d'accordo, Vittorio? Guarda, io ecco, sia nel gin che su tutte le produzioni locali, per me sfondi una porta aperta che io non vedo l'ora di assaggiare, nel senso che permette di esprimere in quel modo il territorio in maniera fantastica, perché ogni territorio italiano ha delle peculiarità, delle cose di cui parlare, quindi non vedo l'ora di assaggiare il vermouth di ogni provincia italiana, così come un gin, così come qualsiasi altra bevanda spiritosa. È quello che ci richiedono anche dall'estero, perché comunque i prodotti italiani all'estero hanno appeal quando esprimono delle caratteristiche proprie. Noi siamo campioni in alcuni settori, ma siamo anche, tra virgolette, gli unici a proporre dei liquori in quel campo. Cioè, basta pensare all'amaretto, che fa una sola ditta al mondo, in pratica sembra, però è l'unico prodotto, è quello. Quindi in questo settore dovremmo essere veramente trainanti, e spero che sappiamo e riusciamo ad essere in grado di alzare mano a mano sempre di più la qualità di queste preparazioni, perché comunque è bellissimo andare a raccontare un territorio, come abbiamo fatto anche noi in piccolo con Jim Fante, iniziando dall'etichetta, che appunto per l'Apsus abbiamo richiamato anche un po', senza voler calcare la cosa, uno degli abruzzesi che adoriamo di più, di origine abruzzese che adoriamo di più, lo scrittore John Fante. Quindi la territorialità... Scusami, no, hai detto una cosa molto interessante e avrei passato la palla, tra virgolette, a Sandro. Ovvero, questi distillati artigianali hanno un grande plus, quello che consentono di raccontare una storia che è fatta di territorio, che è fatta di persone che lavorano. E Sandro, ecco, vorrei che approfondisse un po' questo, quanto è importante lo storytelling per il successo di un prodotto. Ripeto, quello che ho detto anche prima, e lo mi ricorda la startup adesso del cinema, mi ricorda quella che abbiamo vissuto 20 anni fa con la birra, che fino a 10 anni fa, ancora per 10 anni, è stata abbastanza, diciamo, agli inizi. È un prodotto difficile, perché il prodotto artigianale non è semplice venderlo, e come anche artigianale non sempre vuol dire altissima qualità. Io penso, come nel mondo della birra, ti voglio fare un esempio personale, che ci sono quasi 1100 birrifici artigianali in Italia, 800 producono, per me di potabili ne sono 60, di buoni 20. Anche il mondo del gin artigianale credo che si stanno un pochettino, stanno partendo un po' troppe iniziative, anche improvvisate, come è stato fatto anche per la birra, come si sta facendo anche per il vino, perché oggi c'è anche un'altra startup, che è quella del vino artigianale.
Quello che consiglio io è quello di a tutti quanti è quello di non prenderla come se fosse una manna dal cielo per non lavorare più, di considerarla se hanno un prodotto buono in mano, una buona ricetta, un buon canale di vendita, una buona situazione di avventurarsi, altrimenti non penso che ci sia spazio per tutti quelli che oggi stanno nascendo nel mondo del craft artigianale. Chiaro, ma una volta che abbiamo, come dire, soddisfatto queste condizioni necessarie, poi ecco, la storia del prodotto e la storia del territorio, quanto è importante saperla raccontare, sia sulle etichette, sia poi quando sei dentro il locale. È fondamentale perché chi magari viene in questo a comprare un gin artigiano non è quello che ti dice fammi un gin tonic che basta, non voglio sapere niente, cioè basta mi fai qualcosa. Chi viene lì ti dice che mi posso prendere, che mi consigli, che mi dai. Ed è bello da parte del barista, del bartender che sta dietro il bancone dirgli, raccontargli due righe in più oltre che quelle delle botaniche, cioè raccontargli che è stato fatto in questo caso in Abruzzo, che è stata fatta una ricetta lunga, che c'è stato uno studio, che è un territorio, ci sono delle persone che stanno combattendo il mondo dell'industria. Cioè, due parole spese in più nel prodotto artigianale fanno in modo che al cliente dall'altra parte del bancone gli venga quella lacrimuccia, quella passione in più, quell'arrossamento di viso che serve per dare quell'emozione che serve per vendere. Che oggi dobbiamo tornare ad essere emotivi perché stiamo un po' scendendo sull'emotività, che è quello che fa vivere il nostro mercato, perché noi non ci rendiamo conto che noi viviamo di emotività, cioè l'emozione è quella che fa uscire la gente, l'emozione è quella che la fa bere, l'emozione è quella che la fa stare insieme e se non vendiamo emozioni non vendiamo nulla. Chiarissimo. Vittorio, torno a te. Parlavi prima di estero. Mi è venuta in mente una recente intervista a Giuseppe Capotosto, il brand ambassador di Bordiga, nonché direttore commerciale, che diceva Bordiga, azienda storica italiana, ha un export molto forte e invece il mercato nazionale è molto debole. Secondo te, perché accadono queste cose e quali possono essere le strategie per implementare il mercato interno? Guarda, mi stai parlando tra l'altro di un brand che adoro, diciamo, Bordiga per me è uno dei migliori gin in circolazione, c'è una linea fantastica. Io come Gin Italy, i consigli che do sempre ai produttori è che loro devono diventare, ed è l'obiettivo che abbiamo noi con Ginfanti, i gin più venduti nel comune di produzione del gin. Quindi nel nostro caso siamo in provincia di Teramo, Mociano Sant'Angelo. Quindi, primo step è diventare il gin più famoso della tua zona. Dopo, mano a mano, allargarsi la provincia perché avere una base locale permette di avere una serie di brand ambassador gratuiti che vanno in giro e che quando si trovano in un'altra zona d'Italia, ad esempio, dici: ma tu non lo conosci, Gin Fanta, un gin della mia zona, fantastico. Cose e incuriosisco e sono loro che portano in giro il marchio, diciamo, e quindi puntare proprio sulla micro realtà intorno a sé perché è molto piccolo, questo ovviamente, e raccontare le storie per come stanno, perché per esempio nel gin c'è questa abitudine di dire che si sono andate a recuperare ricette provenienti dalla nonna, trovate nel cassetto, inventare storie fantasiose per darsi un tono. Basta, queste non interessano più al mercato. È inutile dire c'è una ricetta che c'ha 100 anni, uno storytelling verosimile, ma più tendente al fasullo che al vero, diciamo. Quindi cerchiamo di essere chiari in quello che vogliamo comunicare e fare prodotti solo di altissima qualità. L'unica chiave per entrare in questo mercato è solo la massima qualità possibile, senza compromessi. Noi, per parlare di Ginvante, l'unico compromesso che abbiamo voluto, che ci siamo concessi è sul vetro. Non abbiamo voluto investire molto sul contenitore del nostro distillato, del nostro gin, del nostro spirito, perché sappiamo che andrà buttato. E quindi quello è l'unico compromesso che troverete su in Gin Fanti. Il resto è tutta la massima qualità, al meglio che si può fare. Dopodiché è una linea di prodotti, questo è il Fante, la prima carta. Possiamo fare anche sicuramente meglio e lo faremo. Però mai scendere a compromessi, insomma, per chi sta partendo soprattutto. Dopo, se sei gigantesco, puoi fare quello che vuoi, è un altro discorso, ma purtroppo noi non lo siamo. Non lo siete, no. Vabbè, ma purtroppo comunque ognuno ha dei punti di forza.
Uno sguardo al futuro. Non abbiamo una palla di cristallo, va da sé, però che cosa vi aspettate? Up, down in campo spirits. Prima a questo punto Sandro, così cambiamo un po' la voce e poi Vittorio. Allora, io proprio per natura sono sempre un po' positivo su quello che faccio, ringraziando Dio. E il discorso è che riusciremo a invadere il mercato locale sicuramente, ma a noi ci interessa lavorare soprattutto sul mercato nazionale, come prodotto abruzzese e come prodotto artigianale, aprendo un po' la strada a tanti prodotti che già sono sul mercato e che magari gli diamo una mano pure a partire, perché è uno dei primi che parte con dietro una distribuzione, cioè un'azienda di distribuzione già radicata sul territorio nazionale, che crede da sempre nel prodotto craft. Dovremmo per forza fare dei numeri alti, visto che, come ti dicevo, abbiamo giocato molto sul prezzo, ma non per i prodotti inseriti, ma per i margini bassi che abbiamo calcolato appunto un'aspettativa di grosse vendite. Ok, però più in generale, la domanda voleva essere un po' uno sguardo alle tendenze, al di là di quello che è il vostro Scusami. prodotto Ginfante. Che cosa ti aspetti? Up and down in caso di spirit, per esempio, si parlava tanto di mezcal, ma il mezcal, sono tanti anni che i bartender cercano di lanciarlo, di fatto non ha mai preso moltissimo, sta Ah, parlavi in tornando invece generale, molto scusami. forte. Hai capito adesso? Vai. Dicevi in generale, parlavi in generale del Sì, mondo del dicevi in craft in generale. generale. Ah, sì, Sì. va bene. In generale diciamo che ormai il discorso della birra è radicato. Un nuovo inserimento, secondo me, a livello nazionale in Italia, che arriverà piano piano, è il mondo del vino naturale, che è già partito molto forte all'estero. Per quanto riguarda i vermut, ne ho già sentito qualcuno che si sta avventurando e sono. E in particolare lo sta facendo chi già ha un'azienda artigianale nel campo del vino, ovviamente. E già c'è qualche grappa e qualcos'altro, diciamo, sullo spirits, che si sta avventurando già nel mondo del vermouth, che è una tradizione nazionale, quindi penso che riusciremo a essere forti anche lì. Come dici tu, il mezcal, a macchia di leopardo si è sviluppato a livello nazionale, si è sviluppato a macchia di leopardo, sono delle zone in cui non esiste proprio, e delle zone in cui è abbastanza presente, quindi non so fino a che punto possa arrivare a coprire tutto il territorio. Ti dico che noi abbiamo avuto anche dei canali che ci sono stati forniti per l'acquisto diretto di prodotto artigianale messicano, che stiamo valutando anche. Però dobbiamo ancora capire, come Se il ben detto mercato c'è. tu, che mercato c'è, cioè se conviene prendere un prodotto per arrivare, altrimenti dobbiamo farlo arrivare dal Messico in botti, fra virgolette, e poi imbottigliarlo noi. Però c'è anche lì la mentalità del prodotto artigianale, che la stanno spingendo Chiaro. verso l'Europa, quindi una prospettiva loro ce l'hanno e speriamo di averla anche noi. Vittorio, che cosa ne pensi? Hai, come dire, qualcosa da aggiungere? Tanto immagino. No, io oltre volendo lanciare lì una previsione per quello che può servire, insomma, a fine anno mi aspetto una crescita forte del whisky proveniente dall'Irlanda, perché stanno uscendo parecchi prodotti e praticamente non ha nessun mercato in Italia il whisky irlandese, se non quello più famoso prodotto Abbiamo dalla sentito mega dire. multinazionale, ce ne sono Esatto. un paio. Quello può essere un piccolo trend. Per quanto riguarda i prodotti nazionali, vabbè, sicuramente cresceranno, come dicevamo all'inizio, bitter. Prodotti che vanno bene in cocktail bar, quindi sicuramente si tenterà di superare il paradigma del Campari, ma è un'impresa così ardua che buona fortuna a tutti, insomma, su questo. Per essere eleganti, Christopher, oggi guarda, siamo stati super puntuali. A questo punto torno a te e che cosa vuoi approfondire? Allora, sì, ecco, la prima cosa che stavo pensando, stavo ragionando anche da chiedere a Vittorio è la particolare etichetta che le avete dato a questo gin favoloso. Quanta cura c'è dietro a un'etichetta? Quanto tempo passa? Quanti sì, no, forse, ma ci sono stati prima di arrivare a creare un'etichetta veramente così originale? Guarda, vi svelo un piccolo segreto. Quando vi hanno proposto di fare un gin insieme a Sandro e Loreto, io ho accettato perché sapevo che ci saremmo avvalsi della graphic designer che ha fatto questa etichetta, Aurora Castagna, Grazie.
AUCA professionalmente, che cura un po', ha curato anche il mio logo e cura anche prodotti per loro, perché sapevo che avremmo potuto realizzare qualcosa di significativo. Da lì noi avevamo bisogno, avevamo delle necessità comunicative che avevamo individuato e da lì siamo partiti. Lei ha individuato un po' l'idea di giocarci delle carte. Da lì abbiamo iniziato un po' a comunicare io e lei io ci ho voluto mettere una marea di spunti. Ogni cosa che vedete disegnata sulla bottiglia racconta una storia. Quindi il discorso che racconto sempre è che se io inizio a raccontarti tutte le storie dell'etichetta, tu alla fine ti prendo per sfinimento e tu lo vuoi assaggiare per forza il gin. Cioè, arriverai alla fine che dici per piacere fammelo assaggiare che non ne posso più di sentirti parlare. Quello era l'obiettivo, no? A parte gli scherzi, comunque abbiamo veramente lavorato, io sono veramente contento di quello che è uscito fuori perché comunque ci serviva un'etichetta che potesse combattere contro le migliaia che sono in bottigliera presenti e possibili, qualcosa che il cliente potesse indicare, sì, voglio quella perché l'ho già assaggiato, qualcosa che fosse facilmente riconoscibile. Gli animali sono già stati tutti presi nel mondo del gin, che sono la cosa più semplice per avere questo impatto, e quindi ci siamo giocati queste carte ripeto, sono molto contento del risultato. Comunque ci abbiamo messo anche lì, ci abbiamo messo mesi di bozzetti, di prove, di analisi e di studi. Ogni simbolo che vedete, ogni tratto, che tra l'altro è tutto disegnato a mano e poi digitalizzato, ogni tratto ha un perché, cioè nel senso non c'è una cosa che è stata messa a caso. Sulla statua, per chi ha in mano la bottiglia, sulla statua c'è una piccola scatola di fiammifere, ad esempio, che racconta una ulteriore storia, che assolutamente non si vede, ma io so che c'è. Quindi ecco, hai Cioè, capito, c'è. meglio. Christopher, Sì. guarda, puoi partire anche in retro se vuoi, avvicinarmi un Ecco attimo, poi qua. facciamo vedere anche questo. Dopodiché, Christopher, passo a te di nuovo la parola per la domanda a Sandro, scusami, a Vittorio. Perfetto, Sandro. Allora, dunque, adesso la mia domanda che mi stavo anche ponendo è: come mai punti a un mercato principalmente nazionale e non estero, sapendo che comunque c'è un gran business all'estero? La seconda domanda è: in questo caso, il potere di un'etichetta e del packaging, quanto è forte per una vendita effettivamente, visto che alla fine, è il marketing che generalmente fa la differenza sulla vendita di un prodotto? Allora, partiamo dal mercato estero. Allora, noi ci interessa intanto perché il mercato nazionale, il mercato estero ci può interessare fino a un certo punto anche per una questione di esportazione. Sto in magazzino, sono i colleghi. Oggi siamo in un Ecco, periodo, li oggi sono. salutiamo nel Ciao frattempo. colleghi. No, ma sai che questo periodo qua, noi abbiamo un bel movimento, ma oggi stanno un po'. Non è che c'è tutto il movimento che ci sarebbe stato, diciamo, in queste date. Abbiamo un po' di movimento in meno, quindi c'è tempo per darmi fastidio. Allora, tornando a noi, il mercato estero, vabbè, per una questione di esportazione d'accise, al momento non abbiamo pensato ad esportarlo. Non abbiamo grossa ambizione di arrivare a fare enormi numeri. Ci piacerebbe più coprire il mercato nazionale. Non conosciamo bene l'esportazione del gin, lo dico con sincerità. Quindi non so i numeri del mercato italiano di gin all'estero, conosco quelli magari della birra e del vino. Quindi io credo che al momento ci vogliamo concentrare sul mercato nazionale, poi andremo a lavorare anche sul mercato estero. Poi l'altra domanda era, scusa che mi Era distorgo, non so, l'etichetta. Se sì, l'etichetta è l'etichetta. Ah, un'etichetta, la è vendita. fondamentale. Le etichette, le grafiche ormai sono diventate un elemento di marketing obbligatorio e ben studiato per la vendita del prodotto. Ricordiamo che il gin spesso e volentieri è messo in bella vista, proprio abbellisce un po' l'arredamento del locale stesso, oltre che essere, non è tanto per comprarlo, ma quando al pensiero di dove metterlo per abbellire il locale proprio. Quindi ecco Chiaro. perché abbiamo speso moltissimo tempo per l'etichetta. Poi ripeto, la bottiglia, come vedete, non è di quelle bellissime perché vogliamo lavorare su un gin di linea, quindi non dobbiamo far dispiacere le persone di buttarla. Non puntiamo a fare solo un gin d'estetica, ma abbiamo puntato sul sapore, sulla qualità del prodotto e sul prezzo. Io sto annusando Automaticamente. intanto, ragazzi, eh.
perché sta per terminare l'intervista, quindi io poi lo assaggerò decisamente in detto. Io penso che oggi come oggi il packaging, come dicevo, l'etichetta e la grafica nel vendere il prodotto è diventato un elemento principale, ma in tutto, come ben sapete voi che ne conoscete il mercato, è fondamentale anche la costruzione del prodotto che si va a vendere, cioè del bicchiere, perché la gente Instagramma ogni cosa, ormai si Instagramma pure quando va al bagno, figuriamoci se non Instagramma il prodotto che va a vendere. Hai fatto una giusta osservazione che spesso qualcuno, e non puntiamo proprio a quel mercato lì, ma molti comprano solo per un'eventuale etichetta o una bottiglia bella, ma non è quello che noi puntavamo in questo caso qui. Esatto. Per quello Vittorio, che non può un'ultima. contare, mi garba. Ecco. Scusami, cioè, Christopher, una cosa, visto che sto assaggiando lo liscio, con Sì. quale tonica? Voi dicevate che con il gin tonic si sposa perfettamente. Avete anche dei consigli su quale tipo di tonica utilizzare eventualmente o No, guarda, intervengo io. La tonica è quella che c'hai dentro il frigorifero, la tonica migliore da usare. È inutile che ti dica, visto che non la produciamo noi, insomma. Nel no, senso esatto. che il discorso delle toniche è molto complesso e anche molto spinoso. Più ci ficchiamo in un ginepraio, più difficile del gin, secondo me, la tonica. Ovviamente questo è un gin molto semplice, quindi si possono usare anche toniche. Per la prima volta al mondo aromatizzate. Di solito tutti dicono la tonica più neutra possibile. No, Appunto, ma con questo se io voglio usare la tu lo tonica suggerisci? bergamotto, qui posso Sì. usare anche una tonica al bergamotto perché manca l'agrume e glielo andiamo a ritirare con la tonica. Se voglio usare una tonica a rooibos o a qualsiasi cosa vogliamo usare, usatela per piacere e fateci sapere come vi è piaciuto, insomma, se la trovate adeguato. Ovviamente io personalmente preferisco le toniche le più neutre possibili, le più secche, però il gioco è anche abbinare quei prodotti che invece non sono così. Quindi è un gin che in questo penso si presti molto, lasci spazio anche alla tonica. Quindi non abbiamo una Scusami, tonica di Christopher, riferimento. ti ho tagliato le gambe, ma ero curiosa di questa No, no. informazione. Vai. Sì, allora, dunque, volevo proprio chiedere, Vittorio, per quanto riguarda ho visto un post che il 10 dicembre avevi dato la possibilità, di assaggiare il prodotto e di aspettavi chiaramente i feedback. C'è stato qualche feedback negativo oppure sono quasi tutti positivi, piuttosto che c'è qualche commento che ti è piaciuto particolarmente? Allora, quell'operazione che di Ginfante Beta Testing ancora la lancia, nel senso abbiamo deciso di aspettare dopo Natale per non intasare i corrieri che sono già poverini in questo periodo, sono veramente tra le categorie più in difficoltà e quindi abbiamo posposto l'operazione. Quindi la faremo per dare, mi servono dei pareri su Ginfante e volevamo avere tramite quell'operazione. Lo stiamo facendo assaggiare, guarda, diciamo una cosa, vi dico sempre come battuta. Attualmente ci sono più produttori di gin che consumatori, che clienti, che acquirenti, quindi è anche difficile farlo assaggiare noi, soprattutto in Abruzzo, a bar chiusi, così. Quindi quei primi assaggi pare che dicano tutti che è buono. Alcuni mi hanno confermato quello che dicevo io, che un gin deciso, sgorbutico, a tratti anche sbilanciato, ma è proprio una caratteristica che abbiamo voluto fosse così. Quindi per ora non purtroppo, ci dicono tutti che è buono, dopodiché io mi aspetto Fortuna, anche delle reputa. critiche, no, mi aspetto anche delle critiche negative perché voglio anche migliorare, insomma, se è una sviolinata non mi interessa, diciamo, però pare che piaccia, un gin semplice, per chi è appassionato di gin tonic, quasi sicuro che debba piacere, insomma. A me piace molto. Presidente Grassini, salutiamo Grazie. tutti, che dici? Assolutamente, io volevo concludere come sempre con un aforisma. Io sono Va. amante di tutti gli aforismi e c'è un aforisma che mi piace particolarmente, secondo me è molto adatto soprattutto all'intervista di oggi e anche quello a cui stiamo dando incontro, cioè le feste natalizie. Quindi le persone non comprano prodotti e servizi, ma relazioni, storie e magie. E con questo io vi volevo ringraziare a tutti, grazie per la partecipazione, grazie Nicole, conduttore fantastica, grazie Vittorio Grazie Grassini, per il presidente, tuo grazie prodotto Vittorio e grazie Sandro. fantastico, Sandro, grazie mille, ci sentiamo presto.
prestissimo tutti, auguro a tutti. Vi anche un'anticipazione, Christopher, che tu non sai ancora, perché questa è una spoilerata. Mercoledì prossimo, l'appuntamento, anche se noi siamo il 30 di dicembre, si va avanti, è il compleanno di Christopher Grassini, tra l'altro, e intervisteremo Amaro Artista. L'azienda livornese, si torna un po' al discorso del, insomma, del territorio, come sempre. E io vi abbraccio, vi bacio, auguro a tutti, buon... Auguri a tutti, anche a tutti. Alla prossima, auguri a tutti, buone feste. Buone feste, grazie a tutti di cuore, ci incontriamo appunto al mio compleanno il prossimo 30 dicembre, ore 16:15. Grazie a tutti, amici di Apetime, a mercoledì prossimo. Auguroni.